Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto un nuovo video. Allora, il video di oggi è l'ultimo video che caricherò sul canale per quest'anno. Prima di iniziare con l'argomento in questione, voglio ringraziarvi tutti quanti di cuore, veramente. In questi ultimi mesi il canale è cresciuto, ho superato da poco i 130 iscritti. Che per me sono veramente già un traguardo enorme che non mi aspettavo minimamente all'inizio quando ho iniziato. Soprattutto anche il gruppo Facebook One Six Scale è diventato molto attivo. Molti di voi che seguono anche nel gruppo sono molto attivi. Ho conosciuto veramente tantissimi altri collezionisti e brava gente, di questo ne sono veramente orgoglioso. E come detto, tutto questo è stato solo possibile grazie a voi che mi seguite sul canale e che partecipate sempre sul gruppo. Come detto, un grazie di cuore a tutti voi quanti. Allora, il video di oggi mi andava di farlo, è più o meno una cosa che fanno molti altri YouTuber oppure anche nei gruppi. Praticamente, qual è stata la doll dell'anno? Allora, vi dico già adesso che voglio dividere farò due classifiche. Praticamente sceglierò la doll dell'anno tratta da un cinefumetto, essendo che di film di doll tratte dai cinefumetti ne ho un bel po', e poi farò un'altra classifica di doll dell'anno di una doll non tratta da un cinefumetto, di un film praticamente in generale, che possa essere di fantascienza o un drammatico, questo o quello. Allora, e dopo forse. Questo qui ancora non è sicuro perché la mia ragazza è un po' timida. Avevo in mente di fare una terza classifica della doll più bella scelta dalla mia collezione, però dalla mia ragazza. Secondo il suo gusto personale, qual è la doll che gli piace di più di tutte quelle che ho preso quest'anno? Ma vediamo se lo faremo dopo. Allora, iniziamo con la prima classifica. Doll dell'anno tratta da un cinefumetto. Io ne ho scelte adesso tre della mia collezione. Spiegherò anche i motivi perché ho scelto queste tre doll. In tutto abbiamo Nightmare Batman tratto dal film Batman v Superman, Mark 46 tratta dal film Capitan America Civil War e il dottor Stephen Strange tratto dal film proprio Doctor Strange. Tutte e tre le doll sono dell'Hot Toys. Sappiamo che l'Hot Toys, per quel che riguarda i supereroi, in questo momento è sicuramente il numero uno sul mercato. Allora, perché ho scelto queste tre doll? Ho scelto queste tre doll per vari motivi. Parleremo naturalmente di somiglianza, accessori e posabilità. Queste qua sono le tre cose che io di solito menziono quasi sempre quando faccio una recensione, che secondo me devono essere almeno una cosa quasi d'obbligo, e soprattutto devono essere almeno decenti per poter dire che già la doll è ottima. E in questo caso, tutte e tre le doll sono ricche di accessori, hanno tutti quanti una buona posabilità e soprattutto sono somiglianti. Anche se in questo caso io adesso ho messo la 46 con il casco e non con lo sculpt di Tony, però per chi ha visto la recensione che ho pubblicato anche sul canale un bel po' di tempo fa, oppure chi tra voi ha proprio la marca 46, sa che lo sculpt di Robert Downey Jr. è assolutamente magnifico. Su quella di Ben Affleck purtroppo non esiste uno sculpt direttamente di Ben Affleck su questa doll, come non esiste neanche per le altre. Però in questo caso hanno dato il mento che si può cambiare, le bocche, in tutto sono tre, soprattutto in questo qui c'era quello con la bocca spalancata che grida, che dà un'espressività alla doll veramente molto marcata. Allora, come detto, i punti erano questi qui, parliamo di somiglianza, accessori e posabilità. La mia top 3, allora, io partirò dalla terza posizione per arrivare alla prima. Voglio mettere per quest'anno in posizione numero 3, al terzo posto metterò la Mark 46, per il semplice fatto, sì, bellissima doll, ottimo sculpt, piena di accessori, molto posabile, soprattutto con il nuovo design che è stato scelto con tutti i LED che si possono accendere, è veramente molto figa, però in fin dei conti parliamo sempre di Iron Man, di Mark belle sul mercato, ne esistono tantissime, questa qui sicuramente fa parte tra le più belle. Però sappiamo che sono anche molti variano a gusti personali. Come detto, c'è chi piace di più questa, c'è chi piace più quell'altra. Io in questo momento, come detto, ne ho tre.
E questa qui è quella che sicuramente al momento mi piace di più e soprattutto, come detto, è molto accessoriata, doppio scalt, base a diorama, veramente tantissima, tanta roba. Come detto, posizione numero 3 voglio mettere la marca 46. Passiamo al secondo posto. Al secondo posto voglio mettere proprio il Nightmare. Batman, per il semplice fatto, questa qui è una doll che... è stata molto sottovalutata all'inizio quando fu presentata. Molti dicevano: ma se si vedrà pochissimo nel film. In fin dei conti, questo non è Batman. Chissà che scena è, questo e quello. Fatto sta che a me la scena proprio di questo Batman in un futuro post-apocalittico mi è piaciuta tantissimo. Questo suo nuovo abbigliamento lo trovo assolutamente molto azzeccato. Un po' un stile. Militare con questo pantalone, le fibbie, non il classico abbigliamento proprio di Batman, molto più anziano con questi occhialini, il fatto di avere anche il mitra con la carta del Joker proprio attaccata. Veramente i dettagli su questa doll sono qualcosa di eccezionale. Non tutto è perfetto, come avevo detto anche in un altro video, ho dovuto cambiare il cappotto che purtroppo non era curato come nel film, almeno per quel che riguardava sia il materiale che il painting era differente, ne ho recuperato un altro costume che ho messo proprio sulla doll e per me adesso è, come detto, è perfetto, è come lo vorrei avere io. Con la bocca spalancata, come detto, come che ricorda proprio la scena del film quando viene catturato proprio dai parademoni e soprattutto dai soldati che già fanno parte, scusate, dalla parte di Superman, che sono comandati proprio da lui in questo futuro diverso da quello che conosce Bruce Wayne. Come detto, il Nightmare Batman lo metto al secondo posto. E la prima posizione credo sia abbastanza scontata. Metto il dottor Stephen Strange per il semplice fatto su questa doll, perché visto la recensione è stato fatto un lavoro a dir poco maniacale. Tutto quello che vedete è un qualcosa di eccezionale. Il lavoro che è stato svolto sul suo abbigliamento a livello sartoriale. Per non parlare dello sculpt, somigliantissimo, un paint eccezionale, anche la capigliatura, ricco di accessori, veramente tanta roba. Una doll da recuperare per chi sicuramente ha amato il... non per forza forse ha amato, però per chi il film è piaciuto, una doll sicuramente da recuperare. Per chi forse non apprezza i film, i cinefumetti in generale, devo dire che lo stesso è una doll che andrebbe almeno vista dal vivo per poter capire il livello qualitativo di questa doll, perché è qualcosa veramente di eccezionale. Come detto, tantissimi accessori, super posabile, somiglianza a livelli altissimi, veramente un qualcosa di eccezionale. Secondo me, per lui... Per me lui è la doll dell'anno tratta da un cinefumetto. Questa qui è sicuramente è una mia opinione, naturalmente. Posso capire che forse alcuni di voi avranno acquistato altre doll, forse non hanno proprio il Dottor Strange e avranno un'altra doll come doll dell'anno. Ma da parte mia, veramente, essendo che quest'anno ne ho acquistato un bel po' di doll, e poi molte anche tratte dai cinefumetti, devo dire lui è quello che mi ha colpito di più di tutti quanti. Veramente è un qualcosa di eccezionale. Ok ragazzi, step one, questa qui è stata adesso la prima classifica. Adesso farò un piccolo taglio per mettere in posizione le altre tre doll che non fanno parte dei cinefumetti. Quindi ragazzi, a tra poco. Ok ragazzi, continuiamo con la seconda top 3 di doll non tratte da un cinefumetto. Ho scelto tre doll, in questo caso ho scelto tre doll, è chiaro che ho scelto tre doll, una top 3. Questa forse poi dopo la taglio, vediamo. Allora, ho scelto un Exian Predator tratto dal film Alien vs Predator, una Toy Fair, un Predator assolutamente da avere nella collezione se si è un fan, come per esempio lo sono io. Un'altra doll è il Tenente Ripley tratto dal film Alien di Ridley Scott, interpretato da Sigourney Weaver, che ultimamente avevo proprio recensito sul canale. E la terza doll che ho scelto in questo caso è della Pangaea, il principe Ettore interpretato da Eric Bana, doll assolutamente ottima che ho recensito proprio oggi, la caricherò sicuramente penso l'anno prossimo, doll veramente top. E partiamo
direttamente dalla terza posizione, ho voluto scegliere proprio Ettore per il semplice fatto, come detto, è una doll, nella recensione lo spiegherò meglio, qualità-prezzo assolutamente ottima, molto più somigliante rispetto adesso ad Achille, sempre della Pangaea, accessori il giusto, posabilità ottima e somiglianza secondo me anche ottima. Lo scout di Eric Bana è veramente ottimo. Terzo posto secondo me meritato, anche in questo caso, come detto, accessori giusto, arme in diecast, almeno in parte, la spada, ci sono altre cose che sono anche in plastica, però come detto una doll che merita. Al secondo posto metto il tenente Ripley, già solo perché parliamo di Alien, è un film cult, il personaggio di Ripley a me è sempre piaciuto, sono un fan della saga. La doll secondo me è una bellissima doll, ha un ottimo sculpt, molti sono lamentati per il fatto dei capelli scolpiti e non più sintetici come era mostrato nel prototipo, ma a me devo dire piace così com'è e me la tengo in questo momento in questo modo, non mi posso lamentare, accessori sicuramente sono ottimi, sono abbastanza, una base a diorama, posabilità top, essendo che è tutto in tessuto il suo abbigliamento, quindi che dire, acquisto sicuramente consigliato se siete fan della saga, oppure se volete avere un personaggio cult nella vostra collezione, come detto il tenente Ripley è cult. E al primo posto come doll dell'anno tratta non da un cinefumetto, voglio mettere proprio il Predator tratto da Alien vs Predator. Questa qui non è una doll che è uscita quest'anno, naturalmente l'ho recuperato io solo quest'anno. Però, come detto, voglio mettere lo stesso al primo posto per il semplice fatto, come sappiamo, i Predator a livello di somigliato sono sempre identici. Però i dettagli su questo Predator sono qualcosa veramente di eccezionale. Tutte le collanine, i piccoli teschi, la lancia con la testa dello xenomorfo infilzata, lo stand a diorama sempre con una testa di uno xenomorfo già fracassata, questi piccoli scalini che ricordano proprio il tempio che si vede nel film, una doll veramente stratosferica. Questa qui è per un fan, secondo me, un must have. Allora, ragazzi, questa qui adesso è la seconda classifica che ho voluto fare mia personale e ora spero che la mia ragazza mi darà una mano, sceglierà tre doll della mia collezione, le sceglierà lei e non io, e alla fine io dirò qualcosa sulle doll e lei dirà qual è la posizione numero uno e perché. Ok ragazzi, a tra poco. Ok ragazzi, adesso passiamo all'ultima classifica, queste qui adesso sono tre doll che ha scelto la mia ragazza dalla mia collezione, questi qua sono i personaggi che gli sono piaciuti di più di quelli che ho acquistato quest'anno. Le prime due posizioni, dalla 3 alla 2, spiegherò io le motivazioni, adesso è molto imbarazzata, però alla posizione numero 1 darà lei la sua motivazione perché ha scelto questo personaggio. Allora, alla posizione numero 3 ha scelto il generale Massimo Decimo Meridio per il semplice fatto quest'anno vi ho mostrato per la prima volta proprio il film Il Gladiatore e proprio in estate siamo stati a Roma, abbiamo fatto una vacanza bellissima, io ho visitato la capitale per la prima volta, lei già c'era stata, abbiamo visitato anche il Colosseo e tutto quello che c'era da visitare, lei il film naturalmente se lo ricordava, pure le scene, e gli è rimasto molto impresso, soprattutto il film gli è piaciuto e anche il personaggio, per questo ha scelto proprio il generale Massimo. In questo caso è una doll completamente custom, il body è della Star Ace originale, quello di Leonida, l'avevo modificato, per chi mi segue sul canale sicuramente avrà visto la modifica che avevo applicato, il resto dell'abbigliamento e gli accessori sono della Caustic e lo sculpt è uno sculpt custom che si può recuperare prossimamente su eBay. Alla seconda posizione ha scelto Pantera Nera, tratto dal film Civil War, un nuovo personaggio che è stato introdotto proprio dal Marvel Cinematic Universe. Il personaggio gli è piaciuto tantissimo, soprattutto il suo abbigliamento, questa panterona molto aggressiva e super cazzuta, soprattutto la tuta di Civil War. Mi ha detto che gli piace di più di quella che è stata mostrata nel film che uscirà l'anno prossimo, proprio di Pantera Nera. Come detto, alla seconda posizione Pantera Nera. E adesso alla prima posizione c'è il signor Pool. E la mia ragazza vi dirà qualcosa su questa scelta, perché ha preso, come detto, proprio il signor Pool alla prima posizione. Vi mostro la mia ragazza. Ragazzi, lei è Valentina. Salve a tutti! Come
Come detto, lei conosce la mia, essendo che viviamo assieme, lei sa qual è la mia passione, si è abituata ormai a tutte queste doll, e ogni tanto pure lei mi critica su quale doll prendere o non prendere, oppure quale gli piace e quale non gli piace. Come detto, alla prima posizione ha scelto il signor Pool. Amore, perché ha scelto il signor Pool? Ho scelto lui per il semplice fatto che il film mi è piaciuto molto, personaggio molto divertente e abbigliamento perfetto. Non fa una piega, vero? Quindi la donna secondo te è fatta È bene. fatta bene. Ok, ragazzi, questa qui era l'ultima classifica. Io vi faccio già adesso gli auguri di buon anno. Spero che avete passato le feste in famiglia, che tutto sia andato bene. Per concludere, voglio spendere qualche parola anche sul gruppo Facebook e soprattutto su questa piccola famiglia che si è creata veramente negli ultimi mesi. Voglio salutare i miei amici che mi hanno aiutato veramente a creare questo fantastico gruppo e che mi aiutano anche su YouTube. Saluto Francesco, che ci sentiamo sempre. France, prima o poi ci dobbiamo vedere pure noi. Saluto Alessio, saluto a Michael, saluto a Fabrizio. E saluto anche a Luigi che mi segue sempre su YouTube, purtroppo non su Facebook. Luigi, mi raccomando, l'anno prossimo voglio vedere qualcosa pure da parte tua. E a tutti voi altri ragazzi, vi ringrazio come sempre di cuore, come detto, il fatto che mi seguite. Spero che questa classifica vi sia piaciuta. Scrivete nei commenti quale secondo voi è la vostra dole dell'anno per le dole che avete comprato proprio quest'anno. Io come al solito vi invito sempre a lasciare un like, un commento, a iscrivervi al canale, a passare alla pagina Facebook 16K Italy. E noi vi salutiamo. Ciao! Alla prossima, ragazzi!